Shalom. 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 Siamo qui, fratelli di GMS Italia, e prima di iniziare rendiamo gloria a colui che tutto è dovuto, l'unico e solo Yahawah Bashem, Yahawah Shai Bashem, Ruka Kadash. Diamo i doppi onori agli apostoli anziani della Great New Stone per averci insegnato questa verità e perché Shalom. Continuano a faticare nel loro lavoro di ministero. Shalom e benedizione. Shalom. E siamo qui oggi a Verona, alle nostre spalle abbiamo il Colosseo, anfiteatro, costruzione del popolo degli Edomiti e vediamo anche lì sullo sfondo un'altra costruzione, sempre appartenente a quel popolo. E siamo qui per portare la verità del padre, la verità del figlio, per parlare della storia, la storia collegata alle sacre scritture. Perché niente che c'è nelle sacre scritture è menzogna, tutto è verità. La menzogna sono coloro che oggi governano, quelli che ci insegnano la loro nuova dottrina, la loro nuova filosofia. E noi che apparteniamo alla GMS ci fidiamo solo della parola dell'Altissimo e di suo figlio, Yahawah Shai. Voglio, prima di iniziare, voglio insegnare che Yahawah è il nome del padre nell'antico ebraico e Yahawah Shai è il nome di suo figlio nell'antico ebraico. E con questi nomi nella nostra vita ci è stato donato lo Spirito Santo, lo Spirito di conoscenza che ci insegna e che vogliamo portare a voi in questo video. Iniziamo da un versetto, Alex. Sì, allora come ha detto il padre e il fratello, tutto quello che è scritto nelle scritture è la verità, ok? E comunque i figli di Esaù hanno tentato molte volte di cambiare parole, di renderlo incapibile, ma con la forza, attraverso la forza del padre Yahawah Bashem Yahawah Shai, abbiamo la verità, ok? Allora leggiamo dal libro di Titus. Vuoi leggere il libro di Titus? Capitolo 1, versetto 13. Questa testimonianza è vera, perciò riprendili severamente perché siano sani nella fede e non diano retta a favole giudaiche né a comandamenti di uomini che voltano le spalle alla verità. Ecco, come avete sentito, questi testamenti sono vere, ok? Non dobbiamo caderci per le menzogne che il mondo ha messo fuori, ok? Non dobbiamo metterci alle menzogne del mondo, ok? Quello che c'è scritto nelle scritture è vera, ok? E sono le cose che ci possono salvare ai giorni ad arrivare, in questi ultimi tempi qua, ok? E questo regno, quello che dovete capire, coloro che hanno costruito proprio l'anfiteatro che vedete dietro, sono i figli di Esaù, sono stati dati potere. Ok, e se leggete dal libro di Genesi, dai, apri il libro di Genesi per piacere, leggiamo dal capitolo 25, no, 26. Naturalmente quello che vuole dire anche il fratello è che i costruttori i governatori del tempo di oggi, per farvi un po' di chiarezza su chi sono i governatori del tempo di oggi, basta andare a guardare l'immagine sullo sfondo di questa costruzione qui e andare a guardare l'immagine delle costruzioni sul monte Seir, sul monte dove a Petra, Giordania, il monte dove hanno vissuto per molti anni il popolo degli Edomiti. E adesso noi andiamo a raccontarvi chi sono i veri Edomiti, chi sono realmente gli Edomiti e come il popolo dal passato ad oggi, come negli altri video abbiamo raccontato chi sono i veri ebrei israeliti, oggi ci concentriamo nel raccontare la verità su chi sono gli Edomiti, un acerrimo nemico di Israele, quelli che oggi governano il mondo. Ok, questo racconto si trova nel libro di Genesi, capitolo 25, se vuoi leggere. Mm-hmm. E iniziamo a leggere dal versetto
la versetto 21. Sì. Isacco implorò il Signore per la sua moglie Rebecca perché era sterile. Il Signore esaudì e Rebecca sua moglie concepì. I bambini si urtavano nel grembo ed ella disse: se è così, perché è vivo? E andò a consultare il Signore. Il Signore le disse: due nazioni sono nel tuo grembo e due popoli separati usciranno dal tuo seno. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il minore. E niente, questo ci insegna che poi andando avanti nel racconto, no? Andiamo avanti. Quando venne per lei il tempo di partorire, ecco, lei aveva due gemelli nel grembo. Il primo nacque, era rosso e peloso. Ci fermiamo. Salve. Siete autorizzati a stazionare qui? No. Sappiate che c'è la finanza 108 2020 che vieta lo stazionamento in piazza Prati. Mi scusi, che vieta? Lo stazionamento. Ok. In piazza Prati. Quindi voi non potete stazionare come state facendo adesso. Ok. Per 20, tutte le 24 ore. Va bene. Inoltre, dato che dovete tenere anche la distanza sociale, siamo dovuti fatigare di questo. Mm-hmm. Quindi dite insomma, smettete di fare ciò che dovete, che sennò per questo. Non c'è nessun luogo dove potremo fare questo, dico anche in piazza, cioè qui in questa piazza non ci possiamo mettere a fare questo. No, perché c'è divieto di stazionamento, 24 ore, per tutte le 24 ore. Cioè, divieto è proprio in questo posto? No, tutta la piazza. È la piazza. Tutta la piazza. Bra, in... Le scalinate dei barbieri e le scalinate della ganguardia. Ok, perciò noi non possiamo insegnare qui. No, nessuna voi, parte voi di queste parti. Stazionare, è soltanto permesso il transito, ma non stare in posto genetico. Ok, va bene. Quindi essendo in transito possiamo fare quello che vogliamo fare, insomma. Sì. Perché anche perché non sarebbe un divieto fare una foto dietro questo foto bel monumento, no? Evitato, ma voi stavate comunque qui in pianta stabile con cavalletto, avete quell'altra cosa, quindi mi date idea che state comunque posteggiando, vero? Sì, sì, sì. Va bene, ok. Va bene. Considerate anche se dovesse fare un transito la mascherina. Ovviamente, ok. Ok. Va bene. Come avete visto, ok, siamo stati detti di andare via da qui, ok? Fa parte di questo che abbiamo detto, i figli di Esaù, ok? Questo è il loro regno e hanno tutte queste leggi, ok, che ci impediscono di fare ciò che dobbiamo fare, ok? Shalom, alla prossima. Facciamo vedere un po'.